Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento importantissimo che è lo stadio della Roma, però rapportato a quello che potrebbe garantire alla Roma stessa. Allora facciamo chiarezza. Federico Lattanzo mi ha chiesto: con lo stadio di proprietà la Roma vincerà qualcosa? Ecco, il discorso è particolare. Io premetto immediatamente che qualora qualcuno di voi voleste farmi una domanda molto interessante può lasciarla qua sotto scritta e quindi magari vi prenderò in considerazione per un prossimo video. Inoltre, oltre a questo, vi vado anche a dire ragazzi che voglio sapere la vostra opinione qua sotto. Detto questo, allora, io ragazzi vi dico, potrebbe portarci alla vittoria? La domanda è un'altra. Il nuovo stadio della Roma porterebbe più enfasi a livello di stadio? Sì, perché? Perché lo stadio Olimpico ragazzi ha 80.000 posti, cioè sembra sempre mezzo vuoto, ma la Roma fa sempre un sacco di posti. Cioè se voi pensate che la Juventus per quanto riguarda la capienza dello stadio è meno della metà, cioè capite bene ragazzi che e fa sempre il pieno, ne capite bene che sono numeri diversi, non perché ci andiamo in pochi, ma perché lo stadio è troppo grande. Cioè noi non siamo l'Inter o il Milan che possiamo riempire San Siro, perché poi non vinciamo un cazzo. Quindi ok la passione, ma c'è sempre qualcuno che insomma allo stadio non ci viene. Quindi sì, innanzitutto uno stadio da 40.000 posti secondo me sarebbe anche meglio. Io lo penso così. Ovviamente fai una piccola chicca, 40.000 posti che pochi non sono, e ogni volta che uno viene allo stadio viene per gridare, viene per tifare, e comunque è sempre pieno. Inoltre ragazzi va fatto un calcolo sul guadagno. La Juventus guadagna, ora sentite bene, sturatevi le orecchie, solamente dallo stadio guadagna 200 milioni di euro di diritti TV all'anno, 54 milioni di posto stadio, di incassi per quanto riguarda lo stadio, e 70 milioni di introiti dalla pubblicità. Quindi guadagna dallo stadio 325 milioni. Milioni solamente dallo stadio, ragazzi. Solamente dallo stadio. State capendo che cosa vi sto dicendo? Cosa vi sto dicendo? Vincere non lo so, spendere sì. Cioè, capite che se la Roma rientrasse negli introiti di 325 milioni l'anno, ma non dico 325, non siamo la Juventus, non facciamo quel merchandising, non abbiamo quei diritti TV. 180? Va bene, ragazzi. Non dovremo più vendere nessuno, non saremo più costretti a vendere chiunque, non dovremo più rientrare in un fair play finanziario impensabile. Per questo lo stadio della Roma è importante, per questo Pallotta vuole scornarsi per fare lo stadio della Roma, perché in quel caso ci guadagniamo tutti, ci guadagna lui che fa i soldi dallo stadio, ci guadagniamo noi che non vendiamo più nessuno, ci guadagna anche la Roma in borsa. Ma capite che cosa vuol dire avere uno stadio di proprietà? Avere magari una cittadella dietro? Ok, magari la stanza trofei non la facciamo, non ce li abbiamo i trofei ragazzi, ma l'ha fatto il Sassuolo, l'ha fatto l'Udinese, potremmo avercelo anche noi? Spero di sì. Ragazzi, sì, sì, lo stadio per me potrebbe aiutarci. Per voi? Fatemelo sapere con un commento qui sotto come sempre. Io vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto invito a lasciare un mi piace, in caso contrario come sempre un dislike. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buon shalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.